Un minuto di silenzio per Yolanda Palladino. No, lei è la macchina di Yolanda Palladino. Yolanda Palladino è stata lanciata la bottiglia, lì è stata lanciata la bottiglia. E nella macchina si avrebbe delle grandi fiamme. Cerchiamo la storia di Yolanda Palladino su Google, nei motori di ricerca. Vediamo la sua innocenza e capiamo quanto questa storia di 40 anni fa in realtà è profondamente attuale e può diventare uno strumento per porci come degli anticorpi. Dopo 40 anni viene ricordata oggi Yolanda Palladino, che avrebbe avuto 61 anni, quindi è brutto arrivarci dopo 40 anni, però è giusto che ci sia arrivati. I fascisti ci sono ancora, e sotto, oggi non si chiamano più movimento sociale come all'epoca, però guarda caso Michele Florino è ancora attivo e ancora c'è, e adesso solidarizza con chi? Con Casa Pound. Casa Pound e il nuovo fascismo. Ci sarà anche un'intitolazione della scalinata a Yolanda, e poi, così come l'assessore si è impegnata, ci sarà una targa. Quando lei mi disse a me: mi sento busto, è quella l'unica parola che la ricorderò sempre, ed è con passato 40 anni. Perché è importante che sia il suo volto, la sua innocenza, la sua bellezza a mettere in discussione chi invece vive di violenza e vive di forza nel rapporto con gli altri.